Con un set di corde di questa marca, Ernie Ball, famosa per le corde per chitarre elettrica, da 28 a 28, quindi il sol, la sono uguali, 32 e 40, sono riuscito a incordare un ukulele normale e uno mailele che c'ha i solchi. Due ukuleli, praticamente ho pagato 3 euro a 7 corde. La faccia dell'aquila. La faccia dell'aquila. Queste sono corde abaiane. Faccio sentire le corde. Vabbè, sono quelle diverse, ovviamente, quindi non, la prova non è scientifica. Queste sono le Nilegut. Queste sono le Red Series. E questo sono queste nere. Ovviamente vanno accordati perché è il mi come al solito. Scende subito al mi bemolle. Quindi adesso che faccio? Lo metto a La. I wanna go back to the shack in Calicaru, Hawaii. I wanna be with all the cones of wings that I used to know so long ago. I can hear the old guitar playing on the beach. You know, can I can hear the old Hawaiian sing. Telling me you're just a little boy, a simple boy. I wanna go back to my fishing boat. I wanna go back to my little shack in Kalakaluk, Hawaii. Well, the umunuku uku ikpahawa goes swinging by. When the umunuku uku ikpahawa goes swinging by. Le stonature sono dovute al fatto che si è stonato mentre lo suonavo. Sempre il solito mi che scende perché l'ho accordato 10 minuti fa, cioè gli ho messo le corde 10 minuti fa. Questo 40 minuti fa, quindi diamogli un'accordata. Eccolo qua. I wanna go back to my little shack in Kalakaluk, Hawaii. I want to be with coolies the way they used to know. I long ago that I can hear the old guitars playing. The beach of rock and now I can't hear the Hawaiian saying. Just a little while, homesick old boy. I wanna go back to my fishing boy. I wanna go back to my little girl shark in Calico.
Like I look at why when I look. Quindi io consiglio vivamente di provare. Io non ho provato quelle chiare, nylon chiare, che le proverò, ma adesso sì, le proverò cambiando le corde degli altri due. Se ci riuscirò, perché la vedo dura. Questi non li ho mai cambiati, non so com'è. Questi sì, se faccio, boh, vediamo, Uno devo accordarlo bene, sennò finisce che compro un pacco, un pacchetto, e non, per accordarne, per metterci le corde su due, non ce ne metto neanche su uno. Non male. Se state su Roma, io l'ho trovato a Play Music Store, via di Valle Aurelia, insomma lì c'è il treno, c'è la fermata metropolitana. Sono, hanno questa pallina sotto, vedete? Quindi se non volete fare il cappio qui, potete anche non farlo. Io uno l'ho fatto perché ho dovuto tagliare questo, quindi ovviamente qui ce n'è. Uno sta dall'altra parte, questo si è già scordato, e che cazzo. Il segreto è accordare, non è segreto, è accordare quando lasciate mezzo tono sopra, che le corde poi si rilasciano naturalmente. Anche un tono sopra, ecco qua. Sì, ma sì, ma cioè, penso in inglese, la stessa cosa. Ma questo ormai si è un po' stabilizzato, eh? Lasciamolo così. Quindi ripeto, ovviamente vi deve piacere il suono hawaiano, perché questi hanno il tipico suono hawaiano. They say the moon will shine down upon you when you say you know the way. I love you too. The stars tonight. Se vedete, io faccio delle posizioni strane, anche il Fa minore. Perché? Perché io tendo in queste canzoni a prendere le posizioni dove tasto tutte le corde per fare questo effetto. Quindi il Do lo prendo con la stessa posizione del Si bemolle, Si, Do.
Si bemolle. Si do. La. Sarebbe la posizione del La. Si bemolle, si do, il si, il do settima. La settima, si bemolle settima, si settima, do settima, il sol, sol settima, la settima, la stessa posizione del sol settima, quindi il mi minore, se ci riesco, la stessa posizione del mi del fa, cioè fa minore, stessa posizione del mi minore tastato anche sulla quarta corda, non è facile, anche la settima, però sentite, quel suono che sentite è sempre ripetitivo dell'ukulele, perché imparano solo quelle posizioni e non ragionano a posizioni. D'altronde, quando l'ambiente dell'ukulele promuove questa cosa, questo approccio pedisseguo senza usare il cervello, questi sono i risultati. Comunque, quindi io ne ho 4 di soprani. Questo della APS, il famigerato famoso, che è già sestonato, sì, come no, Mailele, questo che è assolutamente sottovalutato, che io lo trovo superiore al Mailele come suono, è il duo uku soprano come suono, non come volume, l'ho detto più di una volta, e questo che ho preso usato, che è il migliore di tutti, ovviamente è un Highlander MSS4. C'ha un suono molto forte, non guardate che sono queste corde verde. E quello preferisco di meno è il Mailele, ve lo dico subito, quello che consigliano da tutte le parti, ma secondo me ha molto volume ma poca personalità. You were wearing a blue light the day I first met you. C'è il volume, eh? I was wandering on the blue sea. E già qualcosa non va. Va bene. Quindi questo è un video in cui vi spiego che se avete un ukulele tipo Mailele e un alto soprano, ma anche solo un Mailele, basta che non avete due che dovete fare questa cosa qui, insomma. Con un solo, vedete, sia queste che queste sono, certo sono corde hawaiane, quindi io ho fatto canzoni, adesso ho fatto delle musiche. Parlano i fatti, io posso permettermi di dire queste cose, ragazzi, gli altri no, se no si inimicano tutto il mondo dell'ukulele, io già ce l'ho amico, questi cazzi.